Le notizie di oggi, 10 gennaio 2020, spada di Damocle della mozione di sfiducia per un altro sindaco donna in provincia di Agrigento. Dopo le mozioni di sfiducia presentate, trattate e non approvate dai consigli comunali di Porto Empedocle e Favara nei confronti dei sindaci Ida, Carmina e Anna Alba, la scure del tentativo di rimozione politica si alza anche a Sciacca nei confronti di Francesca Valenti. Sia i gruppi di opposizione di centrodestra, sia i consiglieri del Movimento 5 Stelle da giorni avanzano proposta di una mozione di sfiducia. Oggi i grillini rivolgono un appello a tutti i consiglieri comunali annunciando la predisposizione dell'atto e invitando tutti a firmarlo. Per il Movimento 5 Stelle il sindaco Valenti da 2 anni si occupa di amministrare poltrone invece che i problemi di questa città. Restiamo a completa disposizione dei PM per chiarire eventuali dubbi su questo fondamentale strumento per la Sicilia. Così l'assessore regionale all'energia e servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon, dopo la notizia dell'inchiesta della magistratura che mira ad accertare eventuali pressioni nella fase di stesura del piano rifiuti della regione siciliana. Un nuovo filone di indagine sull'eventuale esistenza di condizionamenti per la realizzazione di impianti di smaltimento nell'isola. Il piano, ricorda l'assessore Pierobon, è stato ritenuto conforme dalla Commissione Tecnica per la VAS. Con questo strumento, aggiunge, puntiamo sulla raccolta differenziata, diamo priorità agli impianti pubblici e mettiamo ordine e trasparenza nel settore. Ed è partita da Menfi, uno dei comuni agrigentini maggiormente vocati alla viticoltura, su iniziativa della produttrice Marilena Barbera, delle cantine Barbera, la mobilitazione avviata alcuni giorni fa nel tentativo di fermare il programma della Casa Bianca, che intende istituire su diverse importazioni di prodotti della filiera agroalimentare negli Stati Uniti dazi che inciderebbero per il 100% del loro costo, tra questi anche il vino proveniente dall'estero, per il quale in America si spendono almeno 4,5 miliardi di dollari l'anno. Attraverso una petizione contro i dazi sul vino italiano ed europeo, decisi dall'amministrazione Trump, nel giro di pochi giorni sono già state raccolte 6.000 firme, una petizione con cui si chiede il sostegno delle istituzioni nazionali ed europee. 2 tunisini sono stati intercettati privi di documenti dalla Polizia di Stato di Sciacca. Sono stati fermati su un pullman proveniente da Palermo. Alla richiesta dei documenti, i 2 giovani riferivano di esserne sprovvisti. I 2 sono stati accompagnati in commissariato e dai controlli sono risultati irregolari. Veniva subito interessato l'ufficio immigrazione della Questura di Agrigento per i provvedimenti amministrativi. All'atto in cui uno di essi apprendeva del suo trasferimento a Caltanissetta, si alterava e scagliava una testata a una finestra nel tentativo di procurarsi atti di autolesionismo. Ha poi reagito e gli agenti lo hanno arrestato. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle hanno portato a termine una significativa attività di contrasto nei confronti della pesca del novellame. I militari sono entrati in azione in seguito ad una segnalazione telefonica da parte di alcune associazioni ambientaliste che rappresentavano la presenza di imbarcazioni intente ad effettuare la pesca sottocosta in località Caos. Giunti sul posto, il personale della Capitaneria ha effettuato la confisca di 80 metri di rete. Contemporaneamente, personale militare interveniva a terra individuando e sequestrando 20 kg di novellame di sarda preventivamente nascosto tra gli scogli. Ed infine il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, ha convocato per giovedì 16 gennaio alle ore 10 una conferenza dei sindaci dell'Interland per affrontare per l'ennesima volta la problematica del presidio ospedaliero Fratelli Parlapiano di Ribera, che nella rimodulazione regionale è stato giuridicamente accorpato all'ospedale di Sciacca sotto la denominazione di Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera. Il tema è di grande attualità. Nei giorni scorsi era stato il gruppo locale del Movimento 5 Stelle a sollecitare Pace a indire una conferenza dei sindaci e tentare di modificare le decisioni già assunte dalla regione siciliana, e cioè la trasformazione dell'attuale pronto soccorso in presidio territoriale di emergenza, dove non è previsto ricovero del paziente, ma viene offerta assistenza sanitaria di base e trasferimento presso il presidio ospedaliero più vicino. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.